ha dovuto rinunciare a una delle sue abitudini per favorire la guarigione. Il racconto di Roberto Vecchioni sul decorso delle malattie. Un intellettuale a tutto tondo, considerato fra i pochi rimasti, Roberto Vecchioni è stato in grado di abbracciare la cultura pop contemporanea, continuando però a essere coerente con se stesso, una operazione certo non da tutti. Lo abbiamo visto in ogni puntata del programma Le parole di Massimo Gramellini come ospite fisso, il cui compito era quello di occuparsi dell'etimologia dei termini e del loro significato più profondo, oltre a quello di dialogare in alcuni casi con gli ospiti del programma. All'età di 81 anni, Roberto Vecchioni sembra essere soddisfatto della vita che ha condotto fino ad ora, nonostante nel suo passato si celino delle lotte di cui non è suo uso parlare spesso. Si era confidato, però, qualche anno fa, al Corriere della Sera, a cui aveva rilasciato una lunga intervista nel corso della quale aveva rivelato ogni cosa anche in merito alla sua salute, per la quale aveva dovuto dire addio a uno sfizio che si concedeva ogni tanto. Da paroliere a nonno, Roberto Vecchioni e le sue rinunce al Corriere. Ho avuto 3 tumori, 3 operazioni, a un polmone, a un rene, alla vescica. Eppure ho compiuto 78 anni e sto benissimo, aveva detto all'epoca al Corriere della Sera, una confessione in seguito alla quale molti erano rimasti stupiti, visto che 3 tumori non sono certo uno scherzo. Affrontare la malattia e uscirne è un'esperienza che segna sia il soggetto che le persone che gli sono vicine. Il cantautore sembra esserne stato tutto sommato arricchito, seppure abbia dovuto abbracciare una importante rinuncia. Roberto Vecchioni, com'è cambiata la sua quotidianità? Per quanto riguarda le rinunce che ha dovuto fare, il cantautore ha rinunciato al consumo di alcol. Ho smesso. Del tutto, neanche un sorso di vino. 7 anni fa, mi accorsi che stavo male, che perdevo tempo e attenzione per i figli, aveva annunciato. Passo il Natale a organizzare giochi per figli e nipoti, aveva poi continuato. Abbiamo una casa sul lago di Garda, con un giardino che viene illuminato a giorno, le renne, un Babbo Natale alto 3 metri. Sono un maestro di mercante in fiera, invento indovinelli pazzeschi, e poi la caccia al tesoro, la tombola, ma anche gli scacchi, il bridge, i quiz. Pure le cose pericolose vanno affrontate come un gioco. Un esame, una canzone da cantare per la prima volta, una malattia, un temperamento incredibile, quello dell'intellettuale, un grande insegnamento per tutte le persone che stanno affrontando un periodo complicato.